come puoi fare a rendere possibile l'impossibile? E detta così sembra magari una cosa un pochino fantasiosa, una cosa impossibile, come fa a essere possibile? Beh, dunque, il punto è, per esempio, qualche giorno fa sono stato a Roma a un incontro di un gruppo mastermind dove sono stato invitato a parlare e parlavo con alcuni di questi imprenditori. E una peculiarità di questo mastermind è che tende a fare incontri rigorosamente sempre in luoghi diversi, in parti diverse del mondo, rigorosamente in continenti diversi. E quindi partecipare a questo mastermind è una cosa che richiede tempo, richiede viaggiare, richiede risorse, richiede impegno, e le persone che partecipano a questo mastermind sono imprenditori, quindi impegnati, imprenditori di un certo successo. Staccare dal loro business e andare magari a Bangkok a un incontro di un mastermind magari può risultare un qualcosa di estremamente impegnativo, no? E quindi parlando con loro dicevo, ma come fate a staccare dalla vostra attività? Non è un problema. E parlando con queste persone dicevano, sì, inizialmente magari era un problema, però il punto è che molto spesso certe cose sembrano impossibili fino a che non ti metti a farle. Quindi sembrava impossibile partecipare a questo mastermind, ma nel momento in cui ci siamo messi a farla, mi sono messo a farla, diceva questa imprenditrice, è diventato possibile. E questa è anche la famosa citazione di Nelson Mandela: molte cose sembrano impossibili fino a che non vengono fatte, fino a che qualcuno non le fa. E in questo caso specifico, la soluzione al problema è semplicemente dire, guarda, io mi butto nella fossa dei leoni, mi metto in una situazione in cui devo trovare il modo di fare questa cosa. Per cui se io decido, se io mi impegno di partecipare in questo caso a questo mastermind che mi richiede di viaggiare in varie parti del mondo, mi ritrovo in una situazione in cui sono costretto a trovare una soluzione al problema. Perché se hai un business che non ti permette di staccare neanche per una settimana, per un qualcosa di importante, perché altrimenti il tuo business crolla, perché altrimenti sei così impegnato che sei così preso dal tuo business, che il tuo business magari muore nel momento in cui te ne vai, allora forse questo è un segnale che il tuo business non è costruito in maniera sufficientemente solida. Significa che il tuo business senza di te non è una macchina che può continuare ad andare avanti. E quindi prendersi un impegno che ti forza a staccare per una settimana, per due settimane, varie volte all'anno dal tuo business e lasciarlo lì che continua ad andare avanti, è un modo per forzarti a trovare una soluzione magari al problema che sta sotto, quindi metterti in una situazione che ti forza a rendere possibile qualcosa che magari inizialmente sembrava impossibile. E tutto questo molto spesso significa cercare di raggiungere qualcosa, di realizzare qualcosa che sembra impossibile. Tutto questo significa di solito modificare qualcosa nelle tue abitudini. Quindi qualcosa sembra impossibile con le tue attuali abitudini, con il tuo attuale stile di vita. Quindi è impossibile in quello che è il tuo contesto. Però se sei aperto al cambiamento, se accetti di dire ok, cambio le mie abitudini, cambio la mia situazione, modifico quello che è l'universo in cui vivo, beh, a quel punto una cosa che sembrava impossibile può diventare possibile. Quindi molte cose sembrano impossibili prima di farle, prima di mettersi a farle. Mettiti in situazioni che ti forzano, che ti obbligano a rendere possibili quelle cose che sembravano impossibili e sii aperto al cambiamento, così da poter modificare quelle che sono le tue abitudini e rendere possibile ciò che sembrava impossibile. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami un commento, lasciami una reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.